O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi interamente in te, che io mi immerga sempre più nelle profondità del tuo mistero. Io sento tutta la mia impotenza. Ti prego di rivestirmi di te, di sommergermi, di invadermi, di sostituirti a me, affinché la mia vita non sia che un riflesso della tua vita. O Verbo eterno, voglio passare la mia vita ad ascoltarti. O Spirito d'amore, discendi in me, perché si faccia dell'anima mia quasi un'incarnazione del Verbo. E tu, o Padre, chinati verso la tua povera piccola creatura. O Trinità, mio tutto, immensità nella quale mi perdo, io mi abbandono a voi. In realtà abbiamo detto appena in forma di preghiera il senso di entrare nella preghiera di Dio. Siamo arrivati all'ultimo momento della nostra riflessione e quindi è Lui il vero maestro della preghiera. Qualsiasi maestro della preghiera è soltanto un novizio che impara tutti i giorni a pregare. Tutto quello che vi ho detto, con tutta la buona volontà, con tutta la preghiera, cerco di viverlo, ma l'insegnamento supera e deve superare chi lo annuncia. Questa è una cosa che ho imparato nel tempo. Un tempo pensavo che bisogna dire, insegnare solo quello che si vive attualmente. Saremmo freschi, dovrei stare sempre zitto. Quando si annuncia una parola più grande di noi. Si annuncia una parola che ci purifica. Si annuncia una parola che allarga il nostro cuore. E soprattutto quello che dirò in questo momento sono momenti di grazia, sono momenti di altissima preghiera che entra veramente nel dominio del dono puro, del dono che non possiamo pretendere, che non possiamo schematizzare e applicare dopo uno schema. Non di meno è una chiamata di tutti. Parleremo della preghiera del cuore, parleremo della preghiera trinitaria, la preghiera nella Trinità. È vastissimo, dato che parlo spesso a braccio, poi come avrete notato il filo del pensiero prende una svolta diversa da quella programmata, ma è sempre meglio così per me. Però cercheremo di coprire questi due aspetti della preghiera del cuore. È un'unica realtà, ma di cui parlerò sotto questi due profili. La preghiera del cuore, la preghiera nella Trinità. La preghiera del cuore, anche se magari ne sentiamo parlare di recente, il pioniere in Italia è il padre Andrea Gasparino, in realtà non è una preghiera nuova, è una preghiera antica. È una preghiera che coincide col primo comandamento. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le energie, con tutte le forze. Quindi è una preghiera che costituisce il cuore dell'esperienza biblica, dove al Signore non devo dare solo parole, non devo dare solo azione, devo dare tutto il mio essere, il centro, il nucleo del mio essere, che è il cuore. Quando dico cuore nella Bibbia, non intendo il centro che polpa sangue, non è il distributore di sangue nel mio essere. L'antropologia biblica, noi pensiamo sempre di essere la generazione più intelligente, quindi pensiamo, questi pensavano che il cuore fosse il centro del pensiero, non erano così stupidi, anzi, avevano una intelligenza più grande di noi, perché sapevano che l'uomo non è suddiviso per facoltà, anche se la memoria è collocata qui, anche se l'emotività è più nell'emisfero destro, anche se, ma la realtà dell'uomo è sintetica, è concentrica. E quindi per parlare di questo centro dell'uomo parlano del cuore, che è il centro noetico, intellettivo, emotivo, affettivo, decisionale
anche immaginativo dell'uomo, è proprio la persona e il suo cuore. Quello che io definirei il mio io è il cuore nella concezione biblica. Quindi la preghiera del cuore è la preghiera dell'essere unificato, dell'essere messo in tutta la sua pienezza al cospetto di Dio. Per questo dico il comandamento di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le energie, è il comandamento della preghiera del cuore. Nella storia della spiritualità o dell'ascetica ha preso tantissimi nomi: preghiera contemplativa, preghiera della semplicità, preghiera di Gesù, la chiamano nella tradizione orientale, anche se è un ramo molto particolare in cui si ripete, si ritma la preghiera col respiro, si ripetono queste, almeno in greco sono cinque parole: o Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Kyrie Jesu, hui etheiu, eleison me ton hamartolon. E la ritmano col respiro, quindi fai entrare Gesù e sospiri il tuo peccato, il tuo essere peccato, così. Quindi ritmare la preghiera col respiro, dicevano far scendere la mente nel cuore, perché la mente in sé è piccola, è rinchiusa, è il cuore che racchiude l'esperienza umana. Il cuore, anche noi lo diciamo, quando ami la persona la capisci meglio, razionalmente cogli alcune cose, ma chi ama coglie di più. Vedete, questa piccola introduzione antropologica, sono stato bravo, l'introduzione è stata relativamente succinta, ci fa capire che la preghiera del cuore è proprio quella scoperta di far pregare tutto il mio essere, non solo le mie labbra, non solo le mie esigenze, non solo i miei desideri, ma tutto il mio essere. Quindi è la preghiera di tutto l'uomo. Ed è allo stesso tempo una necessità, è un comandamento, ma è una grazia, perché dove si parla di amore si parla di virtù teologale. Cos'è una virtù teologale? Una virtù che viene da Dio, riguarda Dio e porta a Dio. Quindi è un dono, è un'esigenza, è un dono. Dio pretende Dio da noi, quindi noi dobbiamo fare così, pretendiamo da Dio la capacità di dare Dio a Dio. Sembro Meister Eckhart, ma questa è l'essenza. Prima di entrare nella mia riflessione, voglio fare riferimento, un triplice riferimento, a uno dei maestri a cui mi sono ispirato, sia nel mio cammino, sia quando ho fatto la scuola di preghiera l'anno scorso, a Padre Andrea Gasparino, che offre tre definizioni della preghiera del cuore. Diciamo che sono in un crescendo esplicativo. La prima: la preghiera del cuore è mettersi con semplicità davanti a Dio, in un profondo silenzio interiore, lasciando da parte parole, pensieri, immaginazioni e aprendo a Lui l'intimo più profondo del nostro essere, impegnandoci ad accogliere l'amore e ad amare. Implica varie tappe questa piccola definizione. Innanzitutto la semplicità, togliere le maschere, fare verità, come dicevamo, uno dei primi pilastri nella vita di preghiera. Fare verità, stare davanti a Dio con la mia verità. A volte vai a confessarti, o vai a confessarti da un sacerdote che non conosci, o vai da un sacerdote che conosci, ma diciamo fai un po' di sconticini, perché vuoi mantenere la bella figura. È umano, per questo anche bene scegliersi un confessore fidato, eccetera. Ognuno di noi, e questo ormai lo viviamo molto nei social network, mostriamo la faccia più bella di noi stessi sui social media. E ci mancherebbe altro, c'è chi sta lì a mettere le budella tutti i giorni fuori, io in genere metto mostra di meno di queste persone, perché diciamo l'esposizione delle budella non è che mi attirano molto. Quindi è un'esigenza umana, ma con Dio non giova a niente. Il Signore è come il sole, più fai vedere le tue ferite, più eviti il rischio di cancrena.
E più stai meglio, perché quando anche in una coppia, quando c'è un segreto che tu tieni, perché è una cosa che magari non vorresti proprio dire, il momento che la dice poi è accolta dall'altro, vivi una immensa liberazione. Perché siamo fatti per conoscerci in nudità. È così che Dio in Genesi mette l'uomo dinanzi alla donna, e questa nudità è proprio una conoscenza che non ha filtri. Quando entra il turbamento del peccato, inizia il bisogno di filtri, simbolicamente, no? E quindi entrare nella dimensione della preghiera è ritornare a quello stato, o tentare di ritornare a quello stato di innocenza, è proprio togliere le maschere. Smettere di fare i fichi e togliersi i fili di fico. Un'altra definizione, una seconda definizione della preghiera del cuore. Preghiera del cuore è entrare in un perfetto silenzio interiore, in un silenzio che ama. Ecco, qui ha semplificato ulteriormente. A volte il silenzio è passività, a volte il silenzio è ricatto. Quando stai a tavola, imponi il silenzio, o col tuo silenzio o dicendo adesso si sta zitti, e tutto il pranzo lo si passa così, è di una pesantezza. Il silenzio e la semplicità che sono una realtà attiva, un silenzio che ama. Si chiede a Padre Gasparino in che senso, e lui spiega così, dice, quando un bimbo è malato e la mamma sta lì vicino al suo bimbo, cura il silenzio perché vuole che il bimbo dorma, ma questo silenzio non è passività, anzi, la mamma è tutta attenzione a qualsiasi cenno di dolore, magari dalla fronte che malappena si vede, o la mano che si muove, o l'arrossamento della pelle al buio. È un'attenzione assoluta, è attività, è pienezza di presenza, è un silenzio che ama. Perché è importante questo? Perché la preghiera del cuore, nella sua semplicità, nella sua non verbosità, non progettualità, potrebbe o essere giudicata dall'esterno come passività o vissuta dall'interno come passività. A volte dici, bene, io che metto il cronometro perché altrimenti scappo, dico bene, scontiamo questa mezz'oretta di pena davanti al Padre Eterno. E quindi la sconti in passività. No, un silenzio semplice che ama. E Gasparino qua dice, la preghiera deve avere il suo frutto concreto. Ti sei esposto al sole, ti sei fatto la tua vitamina D, adesso vai a cambiare la tua vita. Gli altri sono il criterio di valutazione della tua preghiera. Non per dire, faceva schifo sta preghiera, non c'era abbastanza zucchero nelle consolazioni. Non sei tu il criterio di valutazione. E la vita sono gli altri. Adesso quando dico sono gli altri, c'è gente che proprio ce l'ha con te per principio, e lo dico per gli scrupolosi. Non significa che deve far contenti tutti perché preghi. Gesù è un ottimo esempio di uno che non ha peli sulla lingua e non te le manda a dire. E a volte Gesù noi, come dire, lo vacciniamo. Gesù buono, Gesù ascolta tutti, Gesù... No, Gesù era un rompiscatole, grazie a Dio. E noi cristiani siamo smidollati, noi cristiani siamo buonisti, noi cristiani siamo accoglienti con tutto e tutti. Per questo siamo di una insignificanza vistosa, perché non abbiamo nessuna pretesa da nessuno. Piacciamo a tutti perché siamo buonisti, accogliamo, offriamo, senza offrire la possibilità all'altro di tirar fuori il meglio di sé. È un silenzio di semplicità che ama. L'amore è attivo, altrimenti è poesia logora. La terza definizione dalla quale io partirò per parlare della mia concezione di preghiera del cuore, la reputo la più teologica.
Terza definizione quindi di Padre Gasparino. Preghiera del cuore è permettere allo Spirito Santo, presente in noi, di amare Dio in noi, con noi, attraverso di noi. Siamo entrati proprio nel cuore della definizione della preghiera del cuore. La preghiera del cuore non è la mia bravura, non è la mia opera, non è la mia capacità di concentrazione, è aprirmi a colui che abita la mia intimità e entrare nella preghiera dello Spirito che è in noi. Quella preghiera che Paolo in Romani 8 dice è un gemito, lo Spirito geme dentro di te, è stretto, sei pieno di cose che remano contro il bello, contro il bene, contro la verità, e lo Spirito geme. La preghiera del cuore è fare spazio al vero, fare spazio al bello, fare spazio al bene per entrare nella preghiera di Dio. Lo Spirito che prega in noi. Noi non sappiamo come pregare. Prendete Romani 8 e pregate oggi. Noi non sappiamo come pregare. Lo Spirito prega in noi con gemiti inesprimibili. Cosa mi sta dicendo Paolo? Mi sta dicendo che io sono un tempio dove c'è adorazione perpetua e non me ne accorgo. Pregare e prendere atto che sono una cattedrale viva, che sono un tabernacolo, che sono una Maria sempre incinta. Ogni anima è un tempio di Dio sempre incinta che deve partorire Gesù. Questo è l'insegnamento dei padri. La Chiesa è dove rinasce Gesù. Quindi la Chiesa è una partoriente. La Chiesa è ogni anima che partorisce Cristo. Bene. Ci stacchiamo da Padre Gasparino, anche se l'insegnamento viene dallo stesso spirito, da un'esperienza simile, e vi do così un paio di definizioni di altre persone che parlano della preghiera che convergono nella stessa linea. Charles de Foucault, che ho citato anche stamattina, dice, definendo la sua preghiera, come prega, lui guarda me amandomi, io guardo lui amandolo. È una preghiera di cui si parla anche parlando di quel che in realtà questa è una cosa che ho scoperto perché ho letto un libro del 600 prima del curato d'Ars e portava questa storia. Quindi nella città d'Ars c'era un uomo semplice, un campagnolo, un contadino, grazie, che veniva a pregare, e il curato, che non è il curato d'Ars che noi conosciamo, Jean-Marie Vianney, ma il curato di quella parrocchia che gli fa la domanda e dice io lo guardo e lui mi guarda. Comunque, un'altra definizione di Teresa d'Avila, siamo qui nel cuore del Carmelo e non possiamo non citarla, sicuramente i carmelitani l'avranno pensato mentre parlavo all'inizio. Per me l'orazione mentale non è altro che un rapporto di amicizia, un trovarsi frequentemente da soli a soli con chi sappiamo che ci ama. È sempre sottolineato questa coscienza dell'amore e l'impegno d'amore. E sono due aspetti fondamentali affinché la preghiera non sia una elusione o una illusione. Scappare dalla vita o farsi, castelli nell'aria. Perché la preghiera del cuore è importante? Lo dico spesso e qualcuno pensa che io sia uno contrario ai sacramenti. Non è assolutamente così, e non lo dico per vantarmi, ma io cerco di andare a messa da quando mi sono convertito, quindi convertito nel senso ho riscoperto la fede, quindi dall'età di 15 anni, per cui da 7 anni fa. Sono 19 anni che vado a messa quasi tutti i giorni. Le volte che ho saltato, l'ho saltata a malincuore, per cui non sono contrario ai sacramenti. Ma noto un pericolo che io posso vivere, che vivono quelli che vanno a messa, che la vita spirituale viene ridotta alle prassi sacramentali.
che la formazione catechetica viene ridotta alle fasi della formazione catechetica. Quindi, finita la cresima, è come gli stessi dicendo: fai e non ti far più vedere, anche a te meno se ti vedo di nuovo, non abbiamo più niente da offrirti. Sembra così, eh? Non esiste se non attraverso qualche parrocchia, qualche movimento. Quindi nella struttura della Chiesa Cattolica, e parlo del Libano come parlo dell'Italia, tutto finalizzato ai sacramenti, che diventano quasi pacchetti magici, abusando della loro essenza. Il grande Yves Congar, un domenicano, dato che non li abbiamo citati, lo cito qua, ascoltate cosa dice riguardo alla preghiera e ai sacramenti. Con la preghiera riceviamo l'ossigeno per respirare, con gli sacramenti ci nutriamo, ma prima del nutrimento c'è la respirazione, e la respirazione è la preghiera. Se non hai un rapporto personale, un rapporto di preghiera, una tua mistica quotidiana, i sacramenti diventano, o corrono il pericolo di diventare, verbalismo, esteriorismo. E allora non ti meravigliare che trovi una persona che frequenta la Chiesa, dopo un po' sparisce e o ti ritorna col turbano di qualche sceicco, o ti torna col saio di Sai Baba, perché non le hai insegnato a vivere la propria interiorità. Gli hai dato solo rituali esterni che solo chi ha una interiorità sa riempirli bene. Non sono contrario alla ritualità della Chiesa Cattolica, è un punto di forza della nostra Chiesa, ma va riempita, va arieggiata, proprio come parla Congar, del respiro. Un altro teologo, Karl Rahner, dice: il cristiano di domani, e ne parlava 30 anni fa, quindi sta parlando del cristiano di oggi, o sarà un mistico o non ci sarà più. E si sta verificando questa profezia. O hai un'esperienza reale, concreta, irrimovibile di Gesù, come André Frossard, che dice: Dio esiste, io l'ho incontrato, quell'uomo che, entrando in chiesa per chiamare un suo amico che tardava, è entrato per 3 minuti, dice: ma già mi ero stufato di aspettarlo fuori, entra e si converte. E scrivendo quel libro che intitola così, Dio esiste, io l'ho incontrato, verso la fine dice: amore, riferendosi a Dio, tutta l'eternità sarà poca per dirti quanto ti amo. Un uomo che sono quei momenti di conversione che non capitano tutti i giorni, ma noi dobbiamo creare la naturalità della conversione in una chiesa che impara a pregare. E voi avete un grosso dono qui: la scuola del Carmelo, la scuola della Lezio Divina, la scuola di Teresa. Ecco, qui già avete una scuola di preghiera. Nel Cammino, capitolo 26, hai una istruzione per vivere la preghiera del cuore: guardare Gesù. Il Dio abbandonato, lei ti invita a contemplare, perché tu ti senti abbandonato, tutti ci sentiamo abbandonati, pensiamo al Dio abbandonato, e chi ama di più sente più l'abbandono. Quando tra madre e figlio il figlio se ne va, lui non sente l'abbandono della madre perché ama qualcosa, sta cercando qualche fisima mentale. Chi soffre l'abbandono di più? Chi ama di più? Dio soffre l'abbandono. La metto tra parentesi, ma è reale. Bene, proseguiamo allora nella nostra riflessione, poi ritornerò alla definizione di Gasparino, cercando di vedere come ci fa entrare nella preghiera trinitaria. Lui dà una definizione breve, ma in realtà contiene in nuce quello che vi dirò sulla preghiera trinitaria. San Giovanni della Croce scrive in una lettera alle sue figlie spirituali, parlando della preghiera preferita a Dio, e dice così: l'unico linguaggio che Dio comprende è l'amore silenzioso, è il callado de amor, il silenzio dell'amore.
Quindi ci sono vari tipi di preghiera, la genialità dello spirito suscita tanti colori, la preghiera di domanda, la preghiera di ringraziamento, che è un'ottima preghiera per introdurti all'ascolto e al dialogo con Dio, ringraziamento. Fare i primi sette della tua creazione, i primi sette giorni della tua creazione. C'è la preghiera di intercessione, la preghiera di pentimento, ci sono tanti tipi di preghiera, ma il cuore palpitante in tutte queste preghiere deve essere l'amore. Per questo la preghiera del cuore fonda, nutre, riforma, orienta tutte le altre preghiere. Per questo le diamo tanta importanza. E non è facile, perché noi fatichiamo a trovare il cammino verso il nostro cuore. Cioè il problema dei problemi nella preghiera del cuore è che siamo spesso estranei al nostro cuore, siamo spesso estranei al nostro desiderio profondo, siamo spesso sconosciuti a noi stessi, me stesso sconosciuto. Questo è il problema. Abbiamo il problema della doppiezza del cuore, della doppiezza dei desideri, che ci richiama il giorno terzo del ritiro, il giorno nodale. Superare il cuore doppio, superare le volontà proprie per scoprire la mia volontà, riunificare il cuore, riscoprire il cuore di sangue e carne dentro il mio cuore di pietra, scoprire il mio desiderio infinito nella infinità dei miei desideri finiti. Questo è il grave e difficile cammino della preghiera, per cui tutto quello che abbiamo fatto finora, che mi dicevate, ma quando parli del titolo di questo ritiro, se la preghiera fosse semplice, dici, queste sono le istruzioni, 1, 2, 3, un po' come il caffè lì, e poi metti l'offertina, no, non è così, non è così, richiede te la preghiera, per questo è difficile. Dio è semplice, ma tu sei di una complicatezza, figlio mio, parlo a me. Per questo la preghiera è difficile, per questo anche chi arriva a vivere la preghiera del cuore, la preghiera di semplicità, si trova dopo un po' di tempo fuori e deve incamminarsi. Parlo di me, parlo di me, perché l'ho vissuta in alcuni momenti e poi ci metti a provarci, vedi che al massimo fai una preghiera di considerazione, una preghiera di meditazione, ma la contemplazione, quel planare, ti trovi per diversi momenti che non ce la puoi fare. I motivi possono essere diversi, possono essere gli squilibri di una vita, possono essere mancanze nella preparazione lontanissima, lontana e prossima, possono essere tante cose, e può essere proprio un momento in cui il Signore ti dice: mo ti faccio vedere, tu che credevi di essere il contemplativo nato, come non lo sei, come hai bisogno di camminare e hai più bisogno dell'umiltà che del planare. Però tornando quindi al cammino, almeno alla nostra parte del cammino, imparare a pregare e imparare a esaminare lo stato del proprio cuore, a unificare il proprio cuore, a scoprire il monachesimo interiore. La mia anima è una cella dove ti incontro giorno e notte. Più o meno sto parafrasando un versetto del Turoldo. Se vi ricordate, vi parlavo anche del senso della parola monaco, no? Monaco, monos, unificato. L'unificazione dell'essere, questo anche ci accomuna un po' con altri tipi di spiritualità, altre vie, altri tao. Quando non riesci a vivere questa preghiera, fa del tuo desiderio una preghiera, una supplica. E questo è uno strumento umile in cui gridiamo al Signore il nostro desiderio di pregare. Perché capita a volte che quando non puoi metterti a pregare, desideri stare col Signore, poi arrivi al tempo della preghiera e, come diceva Santa Teresa, si mette lì a guardare, a contare le scarpe delle sorelle, delle consorelle. E non lo fa per un giorno o due, per 17 anni, no? Quindi fa del tuo desiderio una preghiera. C'è un padre anche che diceva al suo discepolo: padre, ma come io non riesco a pregare? E gli dice: fa della tua incapacità di pregare una preghiera. Sono queste le genialità che lo spirito ispira ai maestri, ispira a chi
asseconda lo spirito. Però vi voglio leggere un paio di testi. Vi ho detto, dato che non è il mio stato abituale la preghiera del cuore, con umiltà e verità vi devo leggere chi la vive. Sant'Agostino, ascoltate questo bellissimo testo. Il tuo desiderio è la tua preghiera. Se continuo è il tuo desiderio, continua è pure la tua preghiera. L'Apostolo, infatti, non a caso afferma: pregate incessantemente. Si intende forse che dobbiamo stare continuamente in ginocchio o prostrati o con le mani levati per obbedire al comando di pregare incessantemente? Se intendiamo così il pregare, ritengo che non possiamo farlo senza interruzione. Ma vi è un'altra preghiera, quella interiore, che è senza interruzione, ed è il desiderio. Qualunque cosa tu faccia, se desideri quel sabato, che è il riposo in Dio, non smetti mai di pregare. Se non vuoi interrompere di pregare, non cessare di desiderare. Il tuo desiderio è continuo? Continua allora è la tua voce. Tacerai se smetterai di amare. La freddezza dell'amore è il silenzio del cuore. L'ardore dell'amore è il grido del cuore. Se resta sempre vivo l'amore, tu gridi sempre. Se gridi sempre, desideri sempre. Se desideri, hai il pensiero volto alla pace. Ecco, quindi lo spirito che prega continuamente con noi, noi iniziamo a sincronizzarci con lui nel desiderio, in una preghiera fatta di desiderio, di aspirazione a quella stella polare, a quella distanza dalla stella che è già contenuta nella parola desiderio. E da qui i grandi santi non solo pregavano, ma diventavano preghiera. Vi ho citato quella frase che diceva Tommaso di Celano di Francesco: Franciscus non orabat, Franciscus factus est oratio. Francesco non pregava più, Francesco era diventato preghiera. Per questo poteva anche andare a fare missione senza parlare. Diceva: Fra Leone, andiamo a fare missione, va lì, passeggia, saluta e torna. Dice: è la missione, l'abbiamo appena fatta. Diventi luce, la luce non ha bisogno di dire: attento che ti sto illuminando, prendi nota. No, no. Quindi la preghiera è la scoperta dell'uomo nascosto del cuore. E quello è un termine bellissimo che troviamo nella prima lettera a Pietro, capitolo 3. Tutti noi sentiamo che facciamo delle cose ma rimangono al di sotto della compiutezza che vogliamo. Desideriamo, realizziamo delle cose e vediamo che dentro di noi c'è qualcuno che desidera di più. Questo è l'uomo nascosto del cuore. Questa è la pienezza dell'immagine di Dio, che non si accontenta di niente di frivolo o di niente di finito. Magari può essere bello, ma non è il bello, non è il sommo bene, il sommo bello. Bene, avviciniamoci allora alla seconda parte, tiriamo anche qualche conclusione dai santi che ci hanno insegnato non solo a pregare la Trinità, ma a entrare nella preghiera della Trinità. Un santo ortodosso, San Serafino de Sarov, o di Sarov, dice che la vita cristiana ha un'unica finalità: acquisire lo Spirito Santo. Se vogliamo correggerlo un po' con Paolo, possiamo dire coscientizzarsi dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci è dato, ma le nostre chiusure non ci fanno vivere nella pienezza della grazia dello Spirito. Quindi coscientizzarsi, fare spazio all'irruzione di Dio, che rimane sempre un Signore che non irrompe se tu non gli dai il via. Il fine della vita cristiana è coscientizzarsi, è accogliere l'opera dello Spirito Santo, aprire le finestre, spalancare le porte a Cristo. E i santi qui, proprio da questo punto di partenza, iniziano a definire la preghiera trinitaria. Noi siamo la dimora dello Spirito, non sapete forse
che i vostri corpi sono tempio dello spirito, e lo spirito nella teologia dei mistici, nell'esperienza teologica della Chiesa, è il bacio e l'abbraccio del Padre e il Figlio. Quindi la tua anima diventa il punto di contatto della Trinità, il punto di scambio d'amore della Trinità. Allora tu sei nel cuore della preghiera di Dio. Avete sentito il titolo? Nella preghiera di Dio. Non suona un po' male? Dio prega? Sì o no? Chi prega? Dai che vi sto facendo delle domande con cui posso anche bocciare qualche studente. Dio prega sì o no? Allora, facciamo le domande dall'inizio. Prepariamo bene la trappola. Quando io prego, chi prego? Prego Dio, giusto? Dio, chi prega? Non state entrando nella trappola. Dio prega Dio. Se la preghiera è la supplica e dire dammi questo, dammi quello, tu dici, beh, Dio non prega effettivamente, Dio è tutto, ha tutto. Ma se la preghiera è desiderio, il Padre, il Figlio e lo Spirito sono un continuo fluire di desiderio l'uno verso l'altro. Il Padre è totalmente proteso al Figlio, il Figlio totalmente proteso al Padre, di modo che la tensione che c'è tra di loro è la persona dello Spirito, non è il legame, non è quella scritta ti amerò per sempre finché l'amore dura. Lo Spirito è l'amore personale tra Padre e Figlio. Pensate, qui faccio una delle perle di Hans Urs von Balthasar, che non dite mai che ha detto l'inferno è vuoto, sono i cretini di interpreti che hanno detto che l'inferno è vuoto, così alla semplice, citandolo. Balthasar dice, una delle esemplificazioni della Trinità, esemplificazioni quindi non è la definizione, una analogia, è il rapporto, nessuno si scandalizzi, sessuale tra uomo e donna. Se da questo rapporto, se da questo far l'amore tra uomo e donna, togliessimo i 9 mesi della gravidanza, quindi è una cosa che dobbiamo fare con la nostra mente, e ci trovassimo allo stesso istante del contatto d'amore e del parto del frutto dell'amore, abbiamo una bella immagine della Trinità. Il Padre e il Figlio si donano totalmente e il frutto del loro amore è coeterno, è lo Spirito Santo. La preghiera, entrare nella preghiera di Dio, è entrare in questo scambio d'amore che la Trinità vive. Il Padre e il Figlio si scambiano il bacio che è lo Spirito, l'amore che è lo Spirito. Io quando vivo la preghiera, quindi torniamo alla definizione di Padre Gasparino e così le cose iniziano a fare più chiarezza. Ascoltate di nuovo quindi la terza definizione, per questo mi piace più di tutte le altre. La preghiera del cuore è permettere allo Spirito Santo presente in me di amare Dio in me, con me, attraverso di me, o al plurale, come volete. È chiaro? Quindi permettere alla vita di Dio di prendermi in questa danza d'amore, in questa corrente d'amore. E i santi semplici del Carmelo l'hanno intuito. Pensate a Elisabetta della Trinità, quando le hanno spiegato che il suo nome è casa di Dio, questa non ci vedeva più. Tutta la predica che l'ha fatto il prete durante quella confessione non l'ha più capita, lei stessa lo dice, ha colto quella parola e ha capito, io sono la casa della Trinità. Quindi Eli Sabbat, Eli è Dio, no? Eli, Eli Lama Shabbatani Sabbat, la casa di Dio della Trinità, casa del Dio Trino. Ha scoperto nel suo nome la vocazione non solo sua, ma di ogni persona. La vocazione di ogni persona è essere dimora della Trinità. Bene, tiriamo ancora qualche piccola conclusione, qualche perla dei santi non solo carmelitani. Ad esempio c'è San Guglielmo, no, non è, Beato Guglielmo di Saint-Thierry, credo sia beato. Vi leggerò 2 citazioni sue, preferisco leggerle come le ha formulate lui, da uomo che ha sperimentato.
Parlando dell'esperienza della preghiera, e in particolare l'esperienza della preghiera trinitaria, afferma così: l'uomo, in un certo senso, trova se stesso nel mezzo, nell'abbraccio e nel bacio del Padre e del Figlio, cioè nello Spirito Santo, ed è unito a Dio con l'amore stesso in cui il Padre e il Figlio sono uno. Come avviene, continua Guglielmo, come avviene nei baci degli amanti che con dolcezza e scambio vicendevole impartono lo spirito l'uno all'altra, così anche lo spirito creato versa se stesso pienamente nello spirito che lo ha creato per questa stessa effusione. Lo spirito creatore infonde se stesso in lui come gli piace e l'uomo diventa un solo spirito con Dio. Sono espressioni audaci, sono espressioni che magari dicono che siamo diventati Dio. Bisogna stare attenti, non c'è il principio personale, non viene annientato mai nel cristianesimo, ma siamo chiamati a entrare nella vita divina. La santificazione dell'uomo, secondo i padri orientali, è chiamata divinizzazione. Voi siete dei e figli dell'Altissimo tutti, dice il Salmo ripreso da Gesù, e San Pietro nella lettera dice: noi siamo chiamati ad essere partecipi della natura divina. E quindi la teologia ha coniato questa distinzione: noi diventiamo Dio per partecipazione, diventiamo per partecipazione ciò che Dio è per natura. E qual è la natura più profonda di Dio, la realtà più profonda di Dio? Io a volte mi diletto a fare un po' questi interrogatori ai miei studenti. Mi dico: quando diciamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, pensate quante volte lo diciamo tutti i giorni, cosa diciamo realmente? Che significa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo? È l'amore di Dio la sua gloria, non i suoi fianchi allargati o i motori, non so, una macchina di quelle, magari una mini cupo che le metti il motore di una Formula 1, quindi Dio è veloce. O Dio è infinito, come quando faccio una omelia infinita. Se Dio è infinito come una omelia infinita, io non voglio passare tutta l'eternità a subirlo. La gloria di Dio è l'amore folle che Dio è. E pensate qui, Agostino è un genio immenso. Lui dice: il mio peso è il mio amore. Ora, molto probabilmente stava pensando che peso e gloria sono sinonimi, perché in ebraico kavod significa allo stesso tempo peso e gloria. Per cui il peso di Dio, ciò che lo rende degno di gloria, degno di lode, degno di amore, quindi non è un favore che gli do l'amore, ma la lode è dovuta a Dio, perché è amore. Perché eterna è la sua misericordia, per questo lo lode. Quindi ogni volta che diciamo gloria a Dio, dobbiamo uscire da quella logica che vedi quanto sono bravo, io dico sempre che tu meriti tutto. È una logica un po'... La lode che diamo a Dio è un riconoscimento, non è un regalo. È la vita di preghiera, la vita della preghiera trinitaria, è proprio entrare nella gloria di Dio, nella povertà della nostra umanità, riconoscendo il nostro amore e lasciandoci contagiare.